Piano adesso, dobbiamo calarci molto lentamente, come se... Coraggio, oscilliamo! Di scivolate e neanche una ciocca fuori posto. Adoro la mia nuova lacca. Potere mega polli. Non è malmesso. Tornerà nuovo in men che non si dica. A meno che tu non intenda immediatamente, ci serve un altro mezzo. Sì, la riunione del comitato organizzatore comincia tra 4 minuti e non possiamo mancare per nessuna ragione. Potere mini polli. Non riuscirò mai a vincere queste elezioni e se non diventerò sindaco non potrò fare una legge che impone a Polly Pocket di cedermi il suo medaglione. Oh, non è vero che è stato inutile. A me il tuo comizio è piaciuto un sacco. Tu eri l'unica presente. Sono l'ammiratrice numero uno di Bonnie Bay. Vota per lei se furbo sei. Ti prego, il giornale dice che sono sotto di ben 40 punti. Il vecchio sindaco Bibi Kiss era praticamente la vittoria in pugno. Sai che conquista la gente e ottiene sempre una montagna di voti, Polly. A scuola è riuscita a farsi eleggere presidente del comitato del ballo. Anch'io ho votato per lei. Ah, che cosa dovrei fare? Chiedere a quella piccola insopportabile arrivista di gestire la mia campagna elettorale? A tutti, ragazzi! L'impegno con mio padre durerà solo un minuto. Faccio il mio dovere e voi portateli in piscina. Polly, aspetta, prima dobbiamo rimpicciolirli. Giusto. Allora, gente, seguitemi! La strepitosa festa a cui state per partecipare avrà luogo sul pianeta Marte! Ma io non vedo niente! È vero, ma dovete fidarvi di me. Questa sarà l'esperienza più sicura e naturalmente più chic e più buia della vostra vita. Stiamo per partire. Prendetevi per mano e preparatevi a compiere il vostro viaggio nello spazio! Adesso chiudete gli occhi e cominciate a sognare la più astronomica e divertente festa mai fatta prima! Voglio la festa speciale! Potere mini polli! Da questa parte! Non aprite gli occhi, altrimenti vi rovinerete la sorpresa! Siete pronti? Ora apriteli! Tuffatevi! O nuotate! O immergetevi! O entrate in acqua scendendo gli scalini a passo lento, è molto più sicuro. E poi godetevi l'ottimo gelato Saturno e il super frullato Via Lattea. E non perdetevi nessuno degli incredibili eventi della serata. Una sfilata di moda. Un'esibizione dall'arrivo. E un tuffo dallo spazio cosmico, una vera sfida eseguita da Polly. È stato facile. Sono tutti a posto. Vado ad aiutare mio padre. Torna in fretta. Non mi dona questa gradazione di verde. Sei proprio bella.
Mio padre probabilmente è troppo modesto e non gliel'ha detto, ma è uno dei migliori architetti della città. Polly? Sì! E ha un cervello che è davvero geniale. E si trova nella sua testa, già! Ma il centro ricreativo è un progetto che gli sta molto a cuore. È un posto in cui ogni famiglia di Littleton può sentirsi come a casa. Sì, a casa, dove a tavola ci si mette la cuffia da bagno. Oh, questa? Non è una cuffia, serve a impedire che i capelli si arruffino mentre dormo. Ma visto che non penso che mi addormenterò durante la cena... mangiare questa robaccia. Io potrei mandarlo giù solo se fosse spremuto a freddo e classificato come biologico. Dammi il medaglione! Potere mega folli! Scappiamo! Presto, da questa parte! Provate! Velocizzare le cose. Potere mini folli! Incontrati, a me sembra di riconoscerti. Ah, la vuoi smettere di rotolarti per terra come un maiale, Gwen? Dobbiamo sbrigarci e prendere il medaglione! Vale anche per me. Questo costume sarà anche una riproduzione fedele dello Yeti. Ma vado a fuoco qui dentro. È un film girato con pochi mezzi, ma le riprese della videocamera sull'elmo sono incredibili. Veramente impressionanti. Ah, Pierce deve esercitarsi con la chitarra proprio adesso. Ha smesso, è il nostro momento. Ai vostri posti, ragazzi! Nicholas nella caverna, Polly e Lila sul sentiero! Ehi, Polly! Aprimi! Non importa, come non detto. Polly, facci ritornare grandi! Non posso, non ho al collo il mio medaglione! È rimasto là, sul letto! Non guardare me! Faceva pugni col costume che ho disegnato! Non mi pento di avertelo fatto togliere! Apri o entro comunque, Polly! Va bene! A volte ci sono cose più importanti dell'abbinamento dei colori! Può vederci rimpiccioliti! Solo un minuto, Pierce! Un minuto? E tanto se conto fino a tre! Uno! Ah! Sbrigati, Polly! Due! Potere mega Polly! Tre! Hai il mio DVD cacciatore di spiriti? Sì, eccolo qui. Non combinate guai, mi raccomando. Chi vi deve controllare sono io. E se distruggete la casa, io verrò punito per l'eternità. Staremo buoni se tu la smetti di suonare quella chitarra. Almeno per qualche ora. Non scendo a patti, sono io che comando. È vietato entrare in camera mia! Questa volta abbiamo davvero rischiato grosso. Beh...
Adesso è tutto tranquillo. Come non detto? Evviva, non vinceremo mai il concorso per il miglior video di Littleton se non lo finiremo entro questa sera. Diciamo addio al nostro sogno di vincere una vera videocamera professionale. Non dobbiamo arrenderci adesso, la gente deve vedere questi costumi. Io non ho chiuso occhio per studiare le inquadrature. Basterebbe trasferirsi in un altro posto, lontano da Pierce. L'alce è scappato, la caccia è aperta. Andiamo, Gwen! Inseguire un animale selvatico è emozionante! Ragazzi, rincorrete il medaglione e io vi raggiungo! In genere sono molto restia a dare la caccia a qualsiasi creatura vivente. Magari possiamo provare a fare il verso dell'alce! Cosa gli hai appena detto? Penso di averlo salutato. O forse ho insultato sua madre, invece. Eccomi qua! Polly! Non mollatelo! Ora gli taglio la strada. Vieni da Polly? O se vuoi, fuggi via da Polly. Andiamo da questa parte! La nostra idea non era azzeccata. Forza, Gwen! Chop, chop! Ho rispolverato le mie abilità di segugio per riuscire a prendere il medaglione nel caso in cui il GPS fallisca, il telefono mi abbandoni, tu ti faccia male e io non incroci casualmente Polly mentre se ne va in giro per la città. Adesso posso rintracciare quell'alce fuggitivo anche ad occhi chiusi. A me sembra che tu li abbia aperti, Gigi. Grazie di aver posato per me. Amo tantissimo lo stile giungla. Brava, Polly. Il tuo balletto è stato davvero divertente. Sembrava quasi che non sapessi quello che stavi facendo. Sì, ma la verità è che era tutto calcolato. A quanto pare qualcuno ha bisogno di dormire. Dai, non è ancora neanche buio. Ho altri impegni. Ecco, vedete, ora devo studiare. Non puoi farlo nel fine settimana? Anche quello è iper mega super occupato. E se andassi da Peanut nel suo locale con Shani e Laila, ripasserei la lezione lì. Vi prego. Avete finito la partita? Dobbiamo metterci sotto con lo studio. Se vuoi il distintivo da astronoma, devi conoscere le costellazioni. Quelle stelle a forma di granchio rappresentano il segno del cancro.
A me sembra di tutto tranne che un granchio. Queste costellazioni non hanno alcun senso. Immaginale come diamanti nel cielo. Ah, diamanti! Io sono forte qui! Quali tagli e quanti carati? Non guadagneremmo mai il distintivo insegna qualcosa a Laila. Oh, guarda! Ti sei seduta su una pietra perfettamente rotonda. Era l'ultima cosa che mi mancava per attirare la fanciulla spettrale. Ah, Tori adesso sarà così orgogliosa di me. Dov'è Polly? Oh, eccola, questa è lei! I fantasmi esistono veramente! Polly! Ora è il momento di incontrarsi. Se solo riuscissi a capire dove stai andando. Ci ha quasi raggiunte! Corriamo come se ci fossero i soldi al centro commerciale! I fantasmi tendono trappole? Pensate che ci mangerà? Spero di no! La mia sciarpa è tessuta a mano ed è fatta con la più fine lana di yak tibetano! Non preoccupatevi, adesso ci leviamo dai guai! Potere mini polli! La qualità dei fili di questa rete è eccelsa! Missione compiuta, mia cara Gigi! Gwen! Ha! Sapevo che i fantasmi non esistevano! Peccato che quelle streghe che vogliono rubarti il medaglione e rimpicciolire tutti a Littleton siano reali! Finalmente! Adesso ti ho catturata, Polly Pocket! Ehi! Mi lasci andare subito! Fortuna che ho i guanti! Anche se sei microscopica, i tuoi denti sono molto affilati! È stato un piacere, piccola marmocchia! Let's go, let's go!